Signori, eccoci di nuovo a pescare. Qua siamo, tanto vi presento, aspetta, vi presento. Ci abbiamo il mitico Mini Xela, chiamato anche Franco 30 lance, perché ultimamente me ne sta portando a casa una dopo l'altra, e va bene, meglio così, meglio così. Grande Mini Xela. Noi siamo gente all'antica, va bene così. E poi ci abbiamo il mitico Daniele. Ciao. Grande, allora oggi siamo in alla chiusa dei monaci, che non è la diga dei cascata. Ok, che era una cosa, dicevo io, la diga dei frati. Sì. Allora vi faccio vedere com'è il posto. Ma sembrerebbe quasi l'ombrone a vederlo così. È stato primo amore. Esatto. Qua, questo è il mio posto da 10 e lode. Ora andiamo contro luce, non si vedrà niente, ve lo farò vedere poi dopo. Allora, nel frattempo abbiamo la canna di Daniele, che è una gloriosa 8 metri barbarina. Ah, quella lì, giusto, ok. 8 metri barbarina, dell'ultimo modello proprio. Ultimo grido. La vedi e fai l'ultimo grido. E basta. Là ci abbiamo una gloriosa Lido con annesso mulinello. E qua ci abbiamo una canna che potrebbe sembrare un orologio e invece non lo è, perché è una Rodex, non è una Rolex, ma è una Rodex. La Tevere, no, la serie Tevere. Ah, la serie Tevere, che ignorante che sono. Io. E pescheremo qua sotto, perché il fondo, abbiamo visto che 30 cm di fondo laggiù, e qui sotto a 2 metri abbiamo 1,5 metri di fondo. Oggi sarà una mattanza da paura. Esche, mais e lombrichi autoprodotti, giusto? Se sono vivi. Se sono vivi, logico che sono i lombrichi di mais Daniele. Mais stagionato. Ah, mais stagionato, ecco, giusto, mi ricorda mio figlio che quando è scaduto il mais nel... Leggi. Nel 95 mi pare è scaduto, vabbè, ora laggiù, poi ve lo diciamo. È scaduto nel 1995, doveva ancora nascere Thomas, il Mini Xela. Però prendono i pesci e quindi... Sono anni che ci prendiamo i pesci. Scadenza? Oh, forse 80. Non c'è neanche, non usava ancora. Non usava ancora. Comunque insomma, scaduto all'incirca da 20 anni. Va bene, dai. A dopo. Ecco, 1994. Ah, 1994. Non eri nemmeno nato. Non era neanche nato. E lui del 98, a posto. Signori, ora monto il mio galleggiante spettacolo. E via. 9. Allora, fai vedere? Guardate, ecco. Bravo. No, ma è lì, eh? Non ho mai li attaccato. Guardate, primo lancio, il galleggiante ha avuto un sussulto, se n'è andato ed è arrivato il primo che vedano. Spettacolo. Vai, rilascia. Rimolla il pesce. Grande. Xela 1 che vedano 0. Altro che vedano. Mercoledì si è slamato, ma era un bel che vedano. No, strappato tutto, bravo, complimenti. Bel che vedano. Questo è il terzo che vedano che è andato in acqua. Però bello. Bella bestiolina. Sotto al chilo, però bello. E voilà, questo è il quarto. Quarto, tutti che vedono, è spettacolare. Vai, rilascialo. È sempre lui che ha bocca, è l'unico pesce della chiana. La taglia si sta riducendo, ma sempre un che vedano è. Intanto Daniele ha incannato il tappo, vero? Questa è dura, eh? Guardate che carassio che è. Sei sicuro che sia un carassio? Sarà un chilo. Tanto vi mostriamo la tecnica del guadinare il pesce senza guadino. Potrebbe sembrare difficile. Madonna, guarda lì. Spettacolo. No.
No, dai, insomma. Spettacolo. Allora, i nostri eroi stanno ritornando verso casa. Prendiamo la strada lunga, la più comoda. Però siamo stati a sondare per i prossimi giorni. Bene. E già oggi è stata una bella giornata di più. Si vede che domani, pur avendo un impegno abbastanza improrogabile, però appena sbrighiamo l'impegno, si viene a pescare. Va bene. Con Andrea anche quest'estate. Un saluto da Andrea, ora poi. La faccio. Ma Andrea non volevo portarcelo perché poi comincia a prendere i pesci. Sì, comincia a dire che è bravo. Ho capito. Comincia a dire, capito? Poi lui ci viene apposta e ci svuota il fiume. E allora, Power, si scherza, eh? Tanto lo so che non sei capace a pescare. Guardate che posto. Spettacolo. Io sarei già stanco, meno male che non fumo. Guardate qua. Che bella, allenati perché in Viga è tutto da camminare, col Sì? Bosco. Sì. Bene. Dopo ottimo. C'è altro, però guarda, ma bello. Guardate che posto. L'altra volta lì c'era tutta la cascata che finiva direttamente in questa pozza qua. Potevi passarci sotto senza bagnarti alla cascata. Bella, non si è mossa, non è calata niente, guarda, quando siamo arrivati. Spettacolare, guardate. Posto meraviglioso, peccato che non c'è tanto fondo, ma adesso abbiamo scoperto dov'è. Comunque esattamente là, laggiù dal pietrone. Comunque là l'acqua è venuta galla, guarda, volendo non ci sono stivali, sì. Però volendo ci si... Ma dico, quando è attraversato, si va. Quando sono delle pietre, si è proprio una vita. Anche. Io domani o vado lì o vado là. Va bene. Dalla chiusa dei monaci. Dalla chiusa dei monaci. Daniele. Ciao. Ah! Lo Xela, sono io. E 30 lance. Vi salutano dicendovi alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.